Salve a tutti, sono un gamer e benvenuti in questo nuovo episodio di Doctor Who. Cosa, come dite, non assomiglio assolutamente a un dottore. Ma lo sapete vero che il dottore può cambiare aspetto fisico come gli pare e piace? Si sono susseguiti ben 13 attori in 50 anni di serie TV. Quindi è assolutamente plausibile che io, il Dottor Lone, sia il nuovo dottore dell'era preistorica. Guardate, so addirittura stare sulle mie zampe posteriori. Allora, quest'oggi utilizzeremo il nostro TARDIS preistorico per fare un salto avanti nel tempo di ben 1 milione di anni. Il nostro TARDIS l'ho parcheggiato direttamente qui. E siccome il TARDIS, lo sapete bene, deve assumere la forma di un oggetto del luogo che non desti sospetto, l'ho trasformato, ovviamente, nel nostro giaciglio. Scusi signore, potrebbe levarsi dal mio TARDIS, porti pazienza, scusate, faccio finta di nulla e mi ci sdraio sopra. Allora, se andiamo effettivamente sulla scheda evoluzione, potete vedere che possiamo fare un salto avanti nel tempo, ma di quanto non lo so. Il nostro salto è determinato dal numero di sfide che abbiamo completato. Vedete? Molte sono effettivamente oscurate, pertanto non so quali effettivamente siano fin tanto che non le avremo compiute. Si dividono in 3 tipologie: esplora, espandi ed infine evolvi. Ne abbiamo già completate parecchie, secondo il gioco ne abbiamo completate il 13%. Il viaggio nel tempo sarà anche determinato da quanti piccoli abbiamo fatto nascere e quanti della nostra specie siano effettivamente morti. E addirittura, se saltiamo avanti di almeno 1 milione di anni, passeremo a una nuova specie, quindi le nostre scimmie cambieranno completamente, sbloccheranno nuove abilità, diventeranno più potenti e via dicendo. Allora, io ho fatto un salto in avanti nel tempo intanto di circa 20-30 anni rispetto all'ultimo episodio, facendo nascere tanti nuovi piccoli, ma soprattutto cercando di sbloccare quanti più potenziamenti possibili. Per adesso questi sono i neuroni che sono riuscito a bloccare passando da una generazione all'altra. Ma voi lo sapete che ci sono praticamente neuroni tutto all'interno di questa sfera? Sì, avete capito bene, abbiamo ancora una marea di lavoro da fare prima che il cervello dei nostri primati sia sufficientemente evoluto da poter raggiungere l'epoca dell'Homo sapiens. E nel frattempo si sono anche sbloccate un paio di mutazioni spontanee. Se i nostri piccoli diventeranno adulti senza morire prima, queste mutazioni diventeranno effettivamente attive. Se sbloccheremo questa, i membri delle progenie avranno una maggiore tolleranza allo stress e alla paura quando reagiscono a un'avversità. Sì, perché per adesso sono solamente in grado di intimidire l'avversario, ma in teoria non di attaccarlo. Loro imitano alcuni dei nostri comportamenti, ma se le abilità non sono state attivate all'interno dei neuroni, ovviamente non saranno in grado di farle. Se notate infatti in basso a destra, alcuni cerchietti hanno una specie di aura attorno a sé. Indica che quelle creature hanno per l'appunto una mutazione genetica. Come potete vedere, alcuni dei nostri antenati mi sono morti direttamente sul TARDIS, ma dimmi te. Però possiamo analizzare effettivamente i loro corpi per sbloccare un po' di energia neurale. Porca di quella porca, però mi dovete proprio morire in parte, dai, la puzza di cadavere. Dobbiamo imparare a seppellire i nostri antenati. Guardate quanta energia mi ha sbloccato! Sì, mi ha riempito praticamente tutta la cellula, guardate che roba. Allora, vediamo quindi di risbloccare tutte le abilità olfattive e uditive, ma soprattutto dovremo sbloccare tutti quei neuroni che ci permetteranno di aumentare la nostra resistenza alle ferite, alle lacerazioni, alle intossicazioni e via dicendo. Ma soprattutto finalmente abbiamo sbloccato un'abilità incredibilmente importante: preservazione del gruppo. Dopo il collegamento, i membri del clan avranno l'abilità di schivare un attacco in autonomia se in mano non hanno un'arma. Allora, pertanto, tutti quelli che porteremo con noi in esplorazione adesso, se sono disarmati, potranno schivare l'attacco, perché fino ad adesso, se un predatore li avesse attaccati, sarebbero stati sbranati vivi e avremmo dovuto aiutarli. Allora, potrei effettivamente già passare alla generazione successiva, visto che abbiamo 4 piccoli, ma quest'oggi ho intenzione effettivamente di dare la caccia a tutti quei predatori che ci hanno torturato negli scorsi episodi. Nella scorsa puntata ci siamo trasferiti effettivamente in questa nuova oasi, che è un posto davvero fantastico. Abbiamo tutte le risorse di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto anche una grande protezione dagli attacchi. Semplicemente tutti i predatori hanno un'unica via d'accesso e a noi basterà piazzare dei muretti fatti di biancospino oppure con i legnetti e dovremmo essere a posto. Allora, porterò via con me un paio dei membri del nostro gruppo, quindi per adesso prendo il loro controllo e li utilizzerò senza un minimo di rispetto per trasportarmi i bastoni affilati. Ecco qua. Così facendo, tuttavia, loro non si potranno difendere, è vero, ma basterò io casomai ad attaccare il nemico. Recuperiamo ben 2 bastoncini, così saremo praticamente inarrestabili, e facciamo in modo che questi due ci seguano. Perfetto. Se siamo in 3 dovremmo anche essere in grado di intimidire adeguatamente
i nostri avversari. Non mi porto via gli anziani perché hanno effettivamente una barra del vigore molto ridotta e molto probabilmente ci morirebbero alla velocità della luce. Allora, vediamo se riusciamo anche magari a far fuori qualche tigre, qualche facocero. Dovremmo anche cibarci delle loro carni in modo tale da migliorare effettivamente il nostro metabolismo. E mi sono anche accorto, ragazzuoli, che ci sono alcuni nuovi frutti che dobbiamo ancora mangiare. Appena mi sono liberato le mani, visto che comunque sono vicino a casa, vediamo effettivamente di migliorare il nostro metabolismo mangiando tante nuove tipologie di frutta. Allora, se ci dirigiamo verso l'interno della palude, sicuramente troveremo un bel po' di predatori. Cerchiamo di evitare che attacchino i nostri compagni ed individuiamoli magari prima utilizzando l'olfatto. E guardate un po' là davanti, abbiamo ben una coppia di facoceri. Dannazione, non ne abbiamo mai ucciso uno, ma fino adesso li abbiamo semplicemente feriti. Guarda che roba, ha unito entrambi i bastoncini. Probabilmente fa più danno. Ok, non l'abbiamo ucciso, ma l'abbiamo ferito per adesso. Ciccio, passami uno di bastoncini, veloci. Piuttosto che inventarmi lo zainetto, io ho inventato la servitù. Ma come sono moderno, santo cielo. Sono scappati da questa parte, credo. Dobbiamo assolutamente ucciderli e cibarci delle loro carni. Li possiamo anche intimorire adesso, visto che siamo in tanti. Fuggite, sciocchi malette. Ciao, piccolino, vuoi giocare con me? Credo che sia il compagno questo, ole. Ah, perfetto, l'abbiamo ferito e fugge di nuovo. Ok, ok, perfetto, abbiamo ancora un bastoncino. Continuiamo a intimorire che miglioriamo effettivamente le nostre abilità comunicative. Scusa, passami anche l'altro. Ecco qua il facocero di nuovo e trapassato di brutto. Olè, alla grandissima. Ecco laggiù il facocero ferito, diamogli il colpo di grazia. Te sei ovviamente un animale scemo e invece di fuggire mi attacchi. Olè, hai ucciso un metridiochero. Ma non potrò dargli un nome più semplice, vabbè. Con quanta violenza che l'ho attaccato. Finalmente ci siamo vendicati di tutti quelli che ci hanno incornato in passato. Ma non mi picchi il bambino davanti. Guarda, sono tutti felici, santo cielo. Dicevo, lo stiamo usando chiaramente come giubbotto antiproiettile. Aspetta che intanto è tornato il nostro compagno. Ottimo. Aspetta che mi faccio dare anche l'altro bastoncino, così che loro almeno si potranno difendere, che è meglio che nulla. E siccome sono anche una persona vendicativa, vediamo di fargli fuori anche il compagno. Olè. Beh, non sei ancora morto. Non sei ancora morto, ti ho tirato due bastonate, santo cielo. Quindi ce ne servono tre probabilmente. Intanto abbiamo maturato un nuovo neurone, quello dell'autocontrollo. Allora, vediamo di avvicinarci alla carcassa e analizziamola. Se riesco ad avere una roccia che sia appuntita, in teoria dovrei poterne prelevare un pochettino di carne, che ci farà avere la peggio dissenteria, purtroppo. Ma vabbè, dettagli. Olè, carcassa di metridiochero. Ma io veramente gli scienziati li prenderei a ceffoni per i nomi che si inventano. Tigre, 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 intimoritela, intimoritela dall'azione. Aspetta, aspetta, l'attacco io, non ci sono problemi. Olè, olè, perfetto. Porco cane, da dove è arrivata all'improvviso? Ragazzuoli, meglio che torniamo alla nostra base e ci procuriamo un altro po' di bastoncini, perché li abbiamo finiti tutti molto in fretta. Abbiamo fatto le peggio stragi, eh. Ok, eccoci tornati a casa sani e salvi. In teoria nessuno dovrebbe anche essere rimasto ferito. È una rottura di scatole che loro non craftino, ma devo far sempre tutto io. Imitano semplicemente quando mangio e bevo. Sono mica sceme le scimmie. Ma invece quando si tratta di lavorare mi battono la fiacca. Buono, allora io vedo di riarmarci e domani mattina ripartiamo a caccia del resto degli animali. Ok, ci è voluta un po' di pazienza. Come potete vedere, abbiamo riempito di nuovo la nostra scorta di bastoncini. Allora, prima di andare a dormire, esploro da solo un attimino la giungla, perché vi ricordate, dovevamo scoprire cosa fosse quella strana frutta che cresce su quegli alberi. Non l'abbiamo mai mangiata fino adesso. Mi muovo per adesso da solo perché i nostri compagni giustamente si devono riposare. Ok, non penso che la tigre ci abbia seguito fino a casa, ma teniamo comunque gli occhi aperti. Sembra una specie di gigantesco banano. Sto guardando il culo della scimmia, ma vabbè, dettagli. Ma quelle lassù decisamente non sono banane. Posso scuotere l'albero? Sì, in effetti sì. Ah, cadono i frutti. Ma non ci credo mai nella vita. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo è anche molto utile come tecnica, in modo tale da dar da mangiare anche al resto dei nostri compagni. Utilizziamo l'olfatto per identificare dove sia finita la frutta, perché al buio ovviamente non la riesco quasi a vedere. Allora, raccogliamo questo strano frutto che a mio avviso sembra una specie di pera. Credo sia una pera, ma le pere non crescono su questi alberi. E invece è... Parapapà, nuovo cibo scoperto, il dattero. Oh, vabbè, il dattero è perfetto ed è anche molto nutriente. Cioè, a me fanno schifo tanterrimo proprio. Però è un nuovo cibo che fino adesso non avevamo utilizzato. Vediamo un po', ne sono caduti un paio anche da questa parte. Presumo che se lo facciamo vedere ai nostri compagni, verranno anch'essi a cibarcene. Ottimo, ci siamo fatti. Oh oh, sento rumori brutti. Ma ciao, che piacere rivederti. Giusto in tempo per testare il mio nuovo bastoncino. E siamo a due, ciccia, eh. Guarda te che è sempre in agguato quella rompiscatole.
Si sta avvicinando troppo al nostro nido. Fatemi tornare indietro molto rapidamente a prendere un altro bastone. Spero che non mi segua. Oh, senti, risolviamo questo problema una volta per tutte. Portiamoci via un paio di bastoni e affrontiamo la tigre da soli nel cuore della notte. Cosa potrebbe mai andare storto? Sto per fare una pirlata di dimensioni bibliche, ma è decisamente troppo vicino al nido. E rischiamo che riesca a fiutare il nostro odore e ci venga a dare la caccia. Oh, guarda un po', cercavo la tigre e invece ho trovato il facocero che avevamo ferito prima. No, no, vieni qua. Vieni qua che finiamo questa battaglia una volta per tutte. Questa volta sono anche da solo. Quindi ci affrontiamo faccia a faccia. Anzi, muso a muso. Ok, direi che l'abbiamo fatto fuori. Sì, perfetto, fallo fuori. Beccalo in testa, beccalo. Oh, oh. Alla grandissima. Ok, secondo facocero della giornata fatto fuori. Peccato non ci sia nessuno che mi abbia visto, ma vabbè, dettagli. Olè, abbiamo una seconda carcassa che ci possiamo ripulire domani mattina. E il bello è che sono morti anche i vicini. Come potete vedere, il compagno è direttamente là in parte. E c'è anche una sorgente sonora fra gli alberi. Vediamo un po'. Oh mio Dio, un altro minide. Se siamo fortunati ed è una femmina, potremo aumentare considerevolmente la quantità di prole che abbiamo ad ogni generazione. Salve signore, come va? Tutto bene? No, direi che bene non sta decisamente. Sembra che stia soffocando altro. Cosa cavolo le ha preso? Oh, si è preso avvelenamento da cibo. Sta tipo vomitando, poverino. Allora, dobbiamo trovare un oggetto che faccia il caso suo. Allora, io ovviamente non gli posso portare dell'acqua direttamente dal nostro laghetto, perché non so come contenerla all'interno di un oggetto. Però nulla ci vieta di portargliela direttamente dal cocco. Voglio dire, di solito cura anche dalle intossicazioni di serpente, via dicendo. Ma di sicuro potrebbe essere un'ottima bevanda. Devo solo trovare un sasso per aprirlo ed è fatta. Perfetto, e ho anche trovato un pochettino di granito. Veloce, datti da fare, scimmietta mia. E vediamo di aprirlo senza far boiate. Se la rompi ti picchio male la famiglia. Ok, siamo finalmente riusciti ad aprirla. Ottimo. Tigre! Tigre, proprio adesso, perché sei fetente nell'animo. Porca di quelli per porca. Corri all'albero. Corri all'albero, mi pare fosse questo. Corri, 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 corri. Sono anche un attimino stanchino. Ok, andiamo a salvare il tizio. Maledetta tigre, ora che non ho il bastone. Fetente schifosa. E noto adesso che mi è caduta la noce di cocco quando sono stato attaccato da quella cavolo di tigre. Devo tornare assolutamente là sotto. Aspetta, aggrappati all'albero, se no ci sfracelliamo male. Perfetto, sono riuscito a recuperare non solo la noce di cocco, ma anche il nostro bastone. Così che se la tigre ci attaccasse di nuovo, la trapasso per la terza volta e voglio vedere se non mi muore dopo tre bastoncini. Porca di quelli per porca. E curiosamente il gioco mi fa anche rianalizzare di nuovo la noce di cocco. Guarda che ce la siamo già bevuta in passato, c'ho la scimmia che si dimentica le cose. Salve, buongiorno, le ho portato una gustosissima noce di cocco. Vediamo un po', gliel'abbiamo data. La sta bevendo! Incredibile, la sta bevendo. Quindi effettivamente era l'oggetto giusto. Ok, il primo membro che riusciamo effettivamente a reclutare. Hai socializzato con uno sconosciuto intossicato per aggiungere un membro del clan. Ok, tizio, tu seguimi alla base. Anzi, aspetta che lo analizzo. Ed è anche una femmina fertile. Cosa vuoi di più dalla vita? C'è anche il pappagallino, ma che carino. Ora dobbiamo solo evitare di farci divorare vivi da quella cavolo di tigre. E ritorniamo al nostro nido, anche perché io devo ancora dormire. E c'ho la povera scimmietta che mi è stanchissima. Allora, scendiamo proprio volgarmente. Oh, lei, non ci siamo neanche fratturati nulla. Gente, gente, svegliatevi, ho trovato una nuova femmina. Stasera si bomba, cioè bombo io. Ma vabbè, dettagli, a posto. Ecco qua, benvenuta nel gruppo, fate conoscenza, ma soprattutto non fate casino e datemela tantissimo. E come potete vedere, tutti i membri del nostro clan adesso stanno andando a conoscere la nuova scimmia. Ah, oh, che carini, guardali come la amano già. Ehi, la femmina è mia, non rompete le scatole cortesemente. A posto? A posto. Attacca la tigre ragazzi, intimorite, intimorite, intimorite. Maledetta, si è smangiucchiata uno dei nostri. No, no, questa la inseguo, questa la inseguo, è una questione di principio, santo cielo. Stavo facendo cose senza registrare, come esempio mi sono già accoppiato e volevo anche ripristinare la barra del vigore. E questa è spuntata all'improvviso, guarda, è praticamente un porco spino, tanti bastoncini ci ha attaccato addosso. Vieni qua, no no no, tu adesso vieni qua, tu adesso mi attacchi, è una questione di principio. La tigre non l'ho pigliata, ma un serpente l'ho trovato. Ok, perfetto, anche questo ce lo possiamo poppare domani mattina. E niente da fare ragazzi, si torna al nido. E appena possibile vediamo di attaccare quella maledetta. E neanche a farla apposta la tigre mi ha attaccato di nuovo mentre non stavo registrando. Aspetta che ho ferrato intanto un bastoncino. Ed è la volta buona che la uccidiamo. Maledetta. Ma dimmi te, ero qua che proprio stavo facendo i bastoncini per la mattina successiva e andare a caccia. Vabbè, l'ho legata come ci fosse un domani. E questa è tornata ad attaccarci. Incredibile, proprio qua dove ho le mie femmine incinte. Ragazzi, ragazzi, venerate. Venerate il telone, santo cielo. E analizziamo anche il suo maledettissimo cadavere. Porco cane, sta bastarda è stata difficile da buttare giù. Ci ha richiesto credo 4 se non 5 colpi.
Oh, perfetto, così non devo neanche andare in giro per poterla scuoiare. Anzi, siccome non posso interrompere la registrazione 8026 volte, recuperiamo la nostra roccina e cominciamo effettivamente a macellare la carne. Vabbè, con quanta violenza! Che schifo! E il bello è che tutto sto lavoro solo per star male poco dopo. Olè, macellare la carne! E ora è possibile scarnificare le carcasse. Lo schifume che mi sta salendo. Ed ecco il primo pezzo di carne che abbiamo estratto da un animale ucciso. Assolutamente, questa ce la dobbiamo mangiare. Cosa potrebbe mai andare storto? Oh mio Dio, guardate che roba, si sono avventati tutti sul cadavere della tigre. Vabbè, ragazzi, ci prendiamo la peggio dissenteria dopo, ancora non abbiamo le abilità giuste. Vabbè, lasciamo che imparino dei loro errori, santo cielo. Non è che sono qua a insegnare a tutti come si vive. E guardate il nonno, nonno, ma guarda, hai estratto un gigantesco osso dalla carcassa. E bravo il nonno che si è fatto la mazza, mica scemo lui. Allora, prima di far nascere i nuovi piccoli e fare il grande salto generazionale a bordo del TARDIS, volevo tornare alle carcasse dei facoceri. Scusi, lei schiavetto mi segua con tutti i bastoncini. Dicevo, volevo tornare alle carcasse dei facoceri in modo tale da macellare anche quelle. Dovrei anche mangiarne la carne per migliorare il metabolismo. Oh, oh mio Dio, abbiamo mandato un boa contro un facocero e l'ha fatto fuori al posto nostro. In teoria potremmo anche mangiarci la sua carcassa. Cioè, abbiamo carcasse di animali come non ci fosse un domani. Visto che siamo da queste parti. Oddio, guarda quanto è grossa quel coso. Potremmo tentare di far fuori anche il boa. Ciao. Ciao, ne possiamo parlare? Questo è quello a cui abbiamo rubato le uova lo scorso episodio. Non l'abbiamo ancora mai attaccato. Ok, intanto una botta se l'è presa. Ciccio, dov'è il ciccio? Dov'è il ciccio? Dov'è il mio portatore? Schiavetto! Schiavetto, vieni qua, dammi un altro coso. E a sto punto dammi anche l'altro bastone, dammi tutto. Guarda il fetentone che si sta mangiando la carne del facocero. E prego, scusi. Ma dimmi te, ma senza un minimo di vergogna, santo cielo. Tigre all'improvviso, perché non bastava che ne avessimo già ucciso una prima. Ma porco cane, un'altra. Ma mi prendi in giro? Quante cavolo ce ne sono in sta foresta? Aspetta un secondo, qualcuno si è spolpato la carcassa del mio facocero. Guardate come l'hanno ridotta. Quella maledetta tigre di prima, santo cielo. La dovremo far fuori assolutamente. Altrimenti qua ci farà fuori tutte le carcasse. Mi domando se in futuro, non ti aggrappare a quello schifo, le potremo effettivamente trasportare al nostro nido. Però mi dà comunque il comando per macellare la carne. Visto che abbiamo con noi i piccoli, è cosa buona e giusta vedere di ripetere alcune azioni, così le generazioni successive dovrebbero imparare a fare le stesse cose che abbiamo già fatto noi. Pertanto macelliamo anche questo. E così facendo, se avete visto bene prima, ci ha sbloccato un altro degli obiettivi secondari che ci permetteranno di avanzare di più nel tempo quando partiremo con il nostro TARDIS preistorico. Anzi, presto che TARDIS, vediamo di far nascere i piccoli e poi partiamo per un viaggio nel tempo di ben un milioncino di anni. Tondi, beh, più o meno, E pian pianino i nostri compagni, come potete vedere, si stanno divorando tutta la carcassa della tigre. Cosa volete di più? Cioè, è venuta direttamente a lei a farsi mangiare. Allora, a questo punto, sdraiamoci e vediamo effettivamente di sbloccare qualche potenziamento neuronale interessante. Dopo il collegamento, i membri del clan avranno l'abilità di difendersi durante un attacco se dispongono di un'arma efficace. Oh, finalmente, adesso, in caso di attacco di una tigre o altro, anche tutto il resto delle scimmie non starà lì come un pirla a farsi sbranare, ma finalmente li trapasseranno con le loro lance. Alleluia! Ottimo, allora, mi sono accoppiato anche con la nuova femmina e abbiamo praticamente 6 piccoli pargoli per la prossima generazione. Quindi, allora, prima di partire all'avventura, direi di bloccare 6 nuovi potenziamenti e mi concentrerei per l'appunto su tutti quelli che permetteranno al nostro gruppo di attaccare il nemico. E per il resto terrei anche da parte il miglioramento dell'olfatto e dell'udito. Ottimo, allora, cambiamo velocemente generazione, passando quindi al 73° anno di età, e qualche nuova mutazione genetica nel frattempo si è sbloccata. Ma la cosa più importante è che possiamo tornare alla schermata di prima e finalmente fare un salto evolutivo. Non oso immaginare di quanto. Quindi prepariamo il TARDIS e partiamo. Ok, ecco che... Oh mio Dio, stiamo andando avanti quindi di circa 25.000 anni per ognuna delle abilità che abbiamo sbloccato. Guarda quante, sono veramente un sacco. E se ci arriviamo in anticipo, addirittura facciamo un salto in avanti di qualche migliaio di anni in più. In anticipo si intende, ovviamente, rispetto alla normale evoluzione della razza umana. Noi stiamo cercando quindi di emulare, se non di battere, il risultato che abbiamo fatto realmente a livello storico. Infatti, se guardate bene in basso, la linea rossa siamo noi, la linea azzurra è come è andata più o meno realmente secondo gli storici. Ragazzuoli, abbiamo già fatto un salto in avanti di 400.000 anni e sembra che la macchina non si stia fermando.
raccomando, mi sa che al milioncino e alla nuova specie di scimmie ci si arriva per davvero. Ok, ho voluto velocizzare il tutto perché quella schermata non finiva più, quindi siamo andati avanti di 861.000 anni. Wow, sono veramente un sacco. Aspetta, non si è fermato? Abbiamo avuto un morto, il che vuol dire che ci toglie 25.000 anni. E che cocchio! Infatti la barretta è andata indietro. Ma abbiamo anche avuto 18 nascite e ci butta avanti di altri 90.000 anni. Ok, non male. Quindi alla fine 926.000 anni. Con il passare del tempo hai raggiunto lo stadio evolutivo chiamato Sahelanthropus del Siad. Come Sahelanthropus, ha lo stesso nome del Metal Gear di Metal Gear Solid 5. Perfetto, quindi effettivamente le nostre nuove scimmie avranno delle abilità migliori rispetto alla vecchia generazione. Abbiamo buttato via il vecchio modello e siamo passati al modello più recente. E da quello che vedo ci siamo anche trasferiti in una nuova oasi. Oh no, questo vuol dire che siamo in una nuova location della mappa. Speriamo che gli diano un voto 10, perché dopo tutto il lavoro che ho fatto, in effetti il nostro aspetto fisico è leggermente cambiato. E da quello che ho capito, il Sahelanthropus dovrebbe avere non solo abilità migliori, ma una maggiore resistenza con la dopamina, quindi ci spaventeremo molto di meno, e qualche altra abilità che scopriremo una volta che andiamo a guardare lo sviluppo neuronale. Buono, dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Abbiamo fatto dei passi avanti da gigante, letteralmente di quasi un milione di anni. Il problema è che non so più dove mi è finito il TARDIS. Ma vabbè, per questo episodio allora è tutto. Lasciate un bel video nella serie, cadetene a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!